Corpus Domini nostri Gesù Cristo, che sono terra mantua in vita eterna. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, che sono terra mantua in vita eterna. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, che sono terra mantua in vita eterna. E non ormai tanti, non ormai troppo tanti. Thank you.
Signore care, seculum veneri, atque ventura ira, quando c'è et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo, a porta inferi, erue Domine, anima meius, requiescant in pace, amen. Domine exaudi orationem mea, et clamor meus ad te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, Deus cui proprium es misereri semper et parcere, te supplis exoramur pro anima formulorum tuorum, Ursulae Catelli et fratrum militum, quam hodie de hoc saeculo migrare iuxisti, un non tradas eas in mani nemici, nec oblidiscaris infine, sed iubeas eas ac sanctis angelis suscipi, et a patriam paradisi perduci, qui è in te nostru. Amen. Requiem aeternam donis Domine. Et nos perpetua, luce a tevi. Requiescant in pace. Amen. Anima seorum, et anime omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Sine quitates, de profundis clamavit Domine, Domine, exaudi vos a me. Iam taurus plus intendentes, in vos in mano. Sotto il sole. Devo confessarvi... Che c'è? Che c'è? Devo confessarvi... Sì, ti devi vestire. Che oggi... La cerimonia al campo della memoria mi dà un'emozione nuova. E questo perché oggi abbiamo la presenza, in modo ufficiale, di colui il quale rappresenta l'ordine dell'Aquila Romana, che fu un ordine voluto da Benito Mussolini. Noi ringraziamo Guido Mussolini per il privilegio che ci ha concesso, ricordando a lui e agli altri che questo campo è dedicato a tutti i caduti della Repubblica Sociale Italiana. E primo fra tutti Benito Mussolini, i giovani che qui sono inumati caddero per la Repubblica Sociale Italiana, che significò e significa onore, indipendenza, libertà per l'Italia e per il popolo italiano. Agli ordini di un grande italiano questi ragazzi morirono, che si chiamava Junio Valerio Borghese, il quale ebbe ad affermare, nel momento più tragico del nostro paese, in mezzo al caos, il popolo italiano ha espresso nel suo seno i figli più puri che, stretti attorno al tricolore, hanno prestato la loro opera al servizio della patria, con ogni energia, con ogni mezzo, con la certezza che l'Italia dovrà sopravvivere. Una patria minacciata, oppressa, non si abbandona, la si salva o si muore per essa. Questa è stata la nostra decima, da molti amata, da molti temuta, da tutti rispettata. Questo l'incitamento di un grande italiano nel centenario della sua nascita, da tutti ammirato, da tutti rispettati,
Noi nel suo ricordo, nel ricordo di un grande condottiero, possiamo affermare con orgoglio di aver avuto il privilegio di avere potuto combattere ai suoi ordini per la Repubblica Sociale Italiana, e la Repubblica Sociale Italiana vuole significare, ha significato e significa sempre Benito Mussolini. Viva il Duce! Ecco Viva! Perché noi non dimenticheremo mai, questa è l'eredità morale che lasceremo ai giovani che verranno dopo di noi. Onore, fedeltà, coerenza, dati da tutelare con coraggio, superando difficoltà inimmaginabili in un paese in declino. Quello che sta accadendo in questi giorni in Italia, io credo che nessuna nazione avrebbe subito l'oltraggio che ha fatto un uomo che è venuto dal deserto, è venuto a trattarci come degli accattoni, e come degli accattoni sono stati, senza ribellarsi, coloro i quali avrebbero potuto dire qualche cosa. Questo è l'Italia in declino. Ecco il nostro dovere di avere il coraggio, la fermezza di ricordare tutto questo per dire chi erano i nostri governanti allora. Sono dei giganti che non hanno misura rispetto a questi omuncoli oggi che governano l'Italia e che non hanno un minimo di dignità. Non vado oltre, non vado oltre, e consentitemi oggi di ricordare che, così come l'altra volta, l'ultima volta che siamo venuti qui, abbiamo onorato i nostri caduti, questi nostri giovani e coloro i quali li hanno per loro omaggiati, noi sentimmo la parola di uno che purtroppo non c'è più, e voglio ricordarlo non avendo avuto la possibilità di poterlo fare in altro luogo. Mi ricordo e vi ricordo a tutti il professor Catello Cosenza, che qui era intervenuto con un discorso magnifico per ricordare a tutti noi quella che era la dignità da sopportare, la dignità da portare avanti al fine di rendere questa Italia un paese civile. Potrei continuare, ma vi ripeto, non vado oltre, appunto, per l'ora inclemente. Però ho il dovere di ricordare a tutti un messaggio che è stato mandato del centenario della morte del comandante Valerio Borghese, che il figlio Andrea Scirè ha mandato. Si è rivolto a coloro i quali si erano rivolti, cioè ai responsabili dell'associazione Campo della Memoria, Raffaella Duelli ed Alberto Vindri. Vi prego considerarmi con voi domani al Campo della Memoria per la cerimonia organizzata a ricordare l'anniversario della nascita di mio padre. Assieme ad un personale saluto ai presenti, ed in particolare a Guido ed Adria, se fosse presente, per la recente scomparsa della madre, mi permetto di chiedere che durante la cerimonia sia letta la preghiera ai decumani, non più tra di noi, ma sempre con noi, che ho scritto per una lapide commemorativa. Andrea Scirè Borghese. Ve la leggo. Alla memoria di mio padre, comandante medaglia d'oro Valerio Junio Valerio Borghese, dei combattenti di mare e di terra, delle ausiliarie della gloriosa decima MAS, oggi e sempre idealmente con noi, con gratitudine. Decumani tutti, che alla vostra terra donaste la primavera delle vostre vite e che ora spaziate come aquile possenti nell'azzurro infinito, librate le vostre ali al di sopra del paese ingrato che, spogliato da Giuda, dal novello alleato e dal fraticida sciacallo, di ogni suo orgoglio vorrebbe oggi negare con la menzogna, l'oblio, il dileggio, l'apporto che voi, suoi figli fedele, gli offriste con slancio per scriverne la fulgita storia dappertutto ed in seguito
per riscattarla dalla vergogna combattendo per l'onore. Vi chiediamo di guidarci dall'alto, ma ancora più di vegliare sull'Italia, pur se certo non più quella vostra in virtù ed in memoria dei tempi lontani, quando con fierezza e con cuore vibrante la chiamavate patria. Noi ci impegniamo a tramandare le vostre gesta e il vostro credo agli italiani del domani, affinché possano anch'essi un giorno riscoprire l'amore di patria, e così sia. E in questo ricordo, e ricordandovi, e rispecchiandoci tutti nel labbro che testé è stato benedetto, io dico a tutti voi: viva l'Italia, viva la Repubblica Sociale Italiana, viva Junio Valerio Borghese, viva Benito Mussolini, che ci ha dato la possibilità di essere presente e di continuare con dignità la nostra lotta per tutti gli italiani, affinché gli italiani possano riacquistare quella dignità che in verità purtroppo in questi anni hanno perduto. Grazie. Auditorium nostro, in nomine Domini, o Dio che hai voluto l'umana famiglia divisa in diversi popoli, benedica e santifica questi lavari che ricordano gli onori e la gloria dei nostri caduti. Siano vessillo di quella patria libera, orgogliosa e cristiana che tu ci hai dato, schiava di Roma, custode del Papa, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del maiaio. Preghiera del marinaio. A te. A te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e della terra, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di terra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave della patria leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste e i flutti servano a lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti, benedici nella cadente notte il riposo del popolo, benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare, benedici. Camerati della Repubblica Sociale, caduti per l'onore d'Italia, presente! Presente! Soldati della Repubblica Sociale, caduti per l'onore d'Italia, presente! Presente! Soldati della Repubblica Sociale, caduti per l'onore d'Italia, presente! Presente! E adesso il saluto, così come si faceva alla 10ª Flottiglia Mars, e che faceva il nostro comandante. Io dico 10ª marinai, voi rispondete tutti 10ª comandante. 10ª marinai! 10ª comandante!
Grazie.